Il teatro non si ferma, il teatro entra nelle vostre case e io voglio far entrare nelle vostre case, con le parole di Giuseppe Gioacchino Belli, la storia di Teta. Teta è una signorina che probabilmente Giuseppe Gioacchino Belli ha incontrato nella sua vita e il 10 settembre del 1831 a Morrovalle, da Peppe Ertosto, il Belli ha avuto l'ispirazione di questo sonetto che fa così. Sentime, Teta, io già ci avevo dato che qualcheduno te l'avessi rotta, ma che in sto stato poi fussi a ridotta non me l'avrebbe mai manco un sognato. De tante donne che me so scopato, sia un moi trovo a sto mondo una mignotta che avessi nel fragoscio un'altra grotta come la tua, vorrebbe essere impiccato. Fregavi, sora Teta, che finestra, che subisso de pelle, che pantano, accidenti, che chiavica maestra. E poi, cazzo, sì, un povero gabbiano te chiede le sonate dell'orchestra, lo vai stanando col fischietto in mano. Beh, poi irriverente, però. Era la penna di Giuseppe Gioacchino Belli. Ciao, a presto. De Sica aveva da poco terminato di girare alcune scene di un film a Napoli e racconta: stanco stavo per scendere verso la macchina che mi riportava a casa quando si avvicina un tale che mi dice: signor De Sica, fate la carità, fatemi lavorare, ho due bambini a casa che muoiono di fame. E gli occhi gli si riempiono di lacrime, poi improvvisamente smette di singhiozzare e di piangere e mi dice: non lo ero, ho fatto finta. È solo per dimostrarvi che sarei un grande attore, ma che volete? Ho sbagliato carriera. Faccio il sarto.